Bella a tutti, raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Pajac è un nuovo giocatore del Genoa. Sto registrando come sempre questo video prima, tra l'altro non ho nemmeno attaccato il microfonino, lo sto facendo veramente al volo. Allora, che dire? Delusione più totale. Perché più, cioè, è paradossale come più questo terzino sinistro faccia bene, intanto qui crolla tutto, più questo terzino sinistro faccia bene e più il Cagliari non punti su di lui. Abbiamo uno scarsone come Lico Giannis che continua a rimanere e a quanto pare continuerà a rimanere. Mentre lui viene mandato dappertutto. Cioè, abbiamo un terzino buono, giustamente lo offriamo ad altre squadre. Perfetto. Tra l'altro al Genoa, complimenti al Genoa, perché penso che insieme a noi è quello che sta facendo il calciomercato migliore tra le squadre di media classifica. Quindi veramente complimenti anche al Genoa. Però io non capisco come ragioni il Cagliari. Ok, capisco che Lico Giannis non abbia mercato, lo capisco e lo comprendo, però non si può andare avanti così. Cioè, fai una rescissione consensuale, cioè obbliga, che ne so, il giocatore a firmare la rescissione, fai qualcosa, ma non puoi permetterti di tenere ancora Lico Giannis in squadra e mandare via Pajac. È un qualcosa di, cioè, rimpiango Mianghe. Veramente, c'è, cioè, qualcosa di allucinante che non riesco proprio a capire. Non lo riesco a capire. Pajac è veramente un ottimo terzino. È veramente un ottimo terzino. Non capisco perché non si continui a puntare su di lui. Cioè, secondo me è anche una sorta di ingratitudine nei confronti del giocatore da parte del Cagliari. Perché non riesco a capire come il Cagliari non voglia puntare su di lui. Cioè, quello che io non riesco a capire. Perché il Cagliari non voglia puntare su di lui e preferisca Lico Giannis. E poi, perché tra i due terzini devi mandare in prestito quello buono per andarne a prendere un altro, ma manda in prestito quello pippa? Una squadra di Serie B la troverà Lico Giannis? Cioè, un Ascoli. Faccio una squadra a caso della Serie B, se lo prenderà in prestito Lico Giannis, un Pordenone che è appena salito in Serie B, no? Se lo prenderà in prestito Lico Giannis, una qualsiasi squadra di Serie B. Secondo me un prestito per Lico Giannis, cioè una squadra in prestito c'è per Lico Giannis. Poi magari è vero che il giocatore non ci vuole andare, ok, però se lo metti alle strette, secondo me se ne va. Perché mettiamo alle strette Pajac e non mettiamo alle strette Lico Giannis? E soprattutto, perché ci abbiamo speso i soldi per Lico Giannis? Mistero. Nemmeno Adam Cadmon riuscirebbe a trovare una risposta a questo. Vabbè, raga, tralasciando questo, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!